Lara Comi, eurodeputata di Forza Italia, lei non è a Bruxelles perché stava per partire, ma è stata fermata. Sì, sono stata fermata da un impegno istituzionale a Roma, altrimenti sarei arrivata proprio con l'aereo delle 8, perché prendo quello delle 6:30. Quindi proprio un indovino mi disse di Terzani, non sei salita su quell'aereo per puro caso? Sì, no, infatti quando ho visto quelle notizie ho detto forse qualcuno ha guardato giù. Ma lei aveva paura ultimamente quando andava in aereo a Bruxelles? Ma guardi, io sono assolutamente convinta che bisogna andare avanti. Sicuramente può esserci la paura, però cerchi di non pensare, perché di aerei ne prendo 4-5 a settimana, quindi veramente cerco di non pensare. Ma è stata sorpresa da quello che è successo oggi, o era una di quelle cose che ci si sentivano nell'aria? No, si sentiva nell'aria, uno anche dei luoghi che poteva essere maggiormente colpito era il Parlamento e anche la Commissione, quindi anche la massima allerta noi l'avevamo anche a Strasburgo su questo. Ma era cambiato qualcosa dopo i fatti di Parigi o dopo l'arresto di Salam? No, non molto, devo dire. Quale delle no, due? Su questo, in entrambi i casi c'è stato quel momento, la settimana dove c'era la massima allerta e poi si era ritornati a una normalità. Sì, quindi secondo me quello che c'è bisogno oggi è quello veramente di unire le forze, ma anche di intelligence, perché oggettivamente il Belgio non è abituata ad avere infiltrati, ad avere persone che possono avere un ruolo sicuramente più incisivo. Per prevenire. Che notizia è lei da Bruxelles, signora? Ma guardi, ho sentito poco fa i miei colleghi, stanno bene, stanno cercando di ritornare a casa, dovrebbero ritornare domani perché oggi è tutto interamente bloccato. Ecco, quindi... Domani con in aereo, o domani con in treno o in macchina? Ma guardi, io non so se augurargli l'aereo. Quindi certo. Adesso anche le auto, non ci sono più possibilità di prendere auto a noleggio, che era un'altra opzione che stavano valutando. Potrebbe esserci magari un trasferimento nei paesi vicino. Ecco, su questo anche la Francia, si pensava di prendere il TGV inizialmente. È stato sospeso anche il TGV. Esatto, sospeso anche questo. Quindi diciamo che il Belgio fortunatamente non è un grande paese come dimensione, quindi anche attraversarlo in auto. E lei tornerà a Bruxelles? Sì, il 5 e 6 di aprile sarò assolutamente a Bruxelles. Ma le fermate di Malbec e Schumann tu le utilizzavi per andare a lavorare? Ma guarda, sono a 300 metri da casa mia, non so cosa dirti, quindi sopra quella di Schumann in riferimento, perciò sicuramente non è che arrivi a casa quando ritornerò così tranquilla. Grazie. Però bisogna andare avanti. Grazie. Lara Comi, eurodeputata di Forza Italia in Italia, e come si fa in questi casi?